nella tradizione c'erano molti prodotti chimici che non andavano bene, che andavano modificati. C'era la necessità di tener conto di tante altre tecnologie. Io adesso sentiamo spesso parlare di cottura a freddo, a bassa temperatura, di sistemi di cucina molecolare, cioè ci si rende conto che si può fare cibo utilizzando le migliori tecnologie che esistono e inventando, metto tra virgolette, dei nuovi sapori, dei nuovi accoppiamenti di cibi che siano della nostra tradizione ma trattati con tecnologie nuove. Oggi abbiamo anche parlato del packaging, diciamo, il cibo si raccoglie in un contenitore che non è più solo un contenitore, ma è un contenitore intelligente, un contenitore che ci può trasferire dati di come è stato fatto, da dove è stato coltivato, in che modo è stato raccolto, cioè tutte quelle cose che danno al consumatore una certezza di mangiare qualcosa di speciale, non una cosa che, diciamo, viene distribuita su larga scala e che in qualche modo a volte non ci dà la certezza nemmeno dell'origine di quel cibo stesso. Questo secondo me è un punto importante e l'innovazione gioca in questi settori. In alcuni casi non abbiamo bisogno di fare una grande ricerca, abbiamo bisogno di sapere applicare la ricerca che già è stata sviluppata o che si sta sviluppando. L'innovatore non è necessariamente un ricercatore, ma è una persona che legge con intelligenza la ricerca e riesce a trarne degli interessanti spunti per fare qualcosa di diverso da quello che esiste.